lei è Ria McCarthy e io, visto che non sono Piff e non ho il braccio bionico, farò un'inquadratura meravigliosa ma un po' più semplice. Aspetta, ecco. Truppo una mano, grazie. Questa. E vengo bel bello a sedermi accanto a te. Ria McCarthy, vediamo come siamo messi. Bene, l'inquadratura è meravigliosa. Mm-hmm. Ria McCarthy, conosciuta anche come Ria Suicide. Sì. E, il tuo lavoro nasce qualche anno fa con internet e continua a essere su internet. Sì. Spiegaci esattamente, per chi non conosce suicidegirl.com, che è un sito dove hai iniziato, diciamo, sì, a fare questo lavoro, cosa fai esattamente e vediamo un po' di conoscersi meglio. Allora, Suicide Girl è un sito di bellezza alternativa, è nata nel 2001 per proporre un'alternativa alla bellezza classica proposta dai giornali, TV, tipo Pamela Anderson, tutte le modelle strafighe, fighe vere. E invece le Suicide Girls sono un'alternativa, cioè sono ragazze normali, con corpi normali, tatuate, non tatuate, capelli colorati, capelli non colorati, che vogliono mostrare il loro corpo. In una maniera sexy, ma dettata dal... Da quello che vogliono loro. Loro. Non c'è nessuno che ci dice come fare il set e cosa dare. Diciamo una versione femminista, esatto, sì, dell'alternative modeling. Esatto, sì. Allora, quello che volevo sapere da te, visto che se uno va a spulciare i tuoi social network, scopre che hai un seguito, direi, infinito, cioè più, quasi più del Papa su Twitter, o non so, 700.000 contatti. Sì, beh, un po' meno, dai. Un po' meno del Papa, sì. Benissimo. Ho un fan club meno strong. Agguerrito. Sì, esatto. Però io ho notato che ogni volta che fai un post, nel giro di 5-6 minuti arrivano tipo 20.000 like. Ma sì, la tua vita come è armonizzata intorno a questa, diciamo, questo tipo di non essere mai da sola praticamente? Beh, no, in realtà io faccio vedere solamente quello che voglio, cioè la mia vita è un'altra cosa, quello è quello che do in pasto a internet, però molte cose le tengo per me. Beh, certo. Però io vedo nei tuoi commenti, nelle persone che ti seguono, che hanno proprio un ardore sconfinato nei tuoi confronti. Basta che metti, che ne so, la torta dentro a un piatto e ti dicono meravigliosa, brava, bellissima. Eh sì, perché loro pensano che tu sia come un loro amico. Alla fine gli fai vedere una parte della tua vita, che ovviamente è la migliore, non gli fai vedere la parte peggiore. E loro pensano che sia di essere tuoi amici, che tu stai condividendo quella cosa con loro come se la stessi condividendo veramente, quando invece sei dall'altra parte del mondo. Senti, l'installazione video che hai appena finito, diciamo, di interpretare, in cui sei quasi coautrice e protagonista, perché racconta... La mia giornata, la tipo. La tua giornata, tipo. In qualche modo mette il punto sul fatto che lasciamo delle tracce. Ti sei mai posto il problema di sapere o capire che fine fa questa tua operatività, no, su internet? No, sicuramente se ci pensassi non lo farei, perché già è successo. Comunque io sono online dal 2007 e riguardando adesso delle vecchie cose mi vergogno un sacco e non ci pensavo. Ma ancora adesso, in realtà, dopo magari un mese o due che vedo un mio vecchio post, dico, no, cosa ho scritto? No. Però rimarrà lì per sempre. Senti, e se non fossimo tra così... Tra quanto ti vergognerai di questa intervista? Quando finisce? No, ancora un minuto, sì. Due. Fra due minuti. Sì. Bene, allora facciamo qui, fine. Cosa sarà Riae Suicide o Ria McCarthy quando avrà 60 anni? Come ti vedi? Una vecchiettina carina, con i capelli celesti. Ah sì, ancora. Sì, vabbè, c'è la Lucia Busè, posso averli anch'io. Giustamente. No, non lo so. Posterai ancora le torte. Sì, avrò imparato a farle io. Quindi sì. Trupp, c'è da chiedere qualcos'altro? Alla nostra bellissima Siae. Riae? No. Siae. Siae, no? Ah! Siae, no? Non dovevo farlo notare, vero?
No, in questo caso no. So no, che hai no, fatto altri video. Ne ho fatto diversi. Ma sì. Installazioni video? No. No, questa è la prima. Sì, e sarà anche l'ultima molto probabilmente. Quali saranno i tuoi prossimi lavori e diciamo quale sarà il lavoro che speri di trovare in futuro? Cioè, quando alzi il telefono, quale potrebbe essere il lavoro che ti citerebbe da impazzire? Non so, vorrei comunque continuare nel mondo della fotografia. Non incontrare mai più noi, però a parte quello. Metto in blacklist. Non mi risponde più al telefono. Salverò il numero come non rispondere. No, beh, vorrei rimanere comunque nella fotografia, anche se penso che ormai il mio tempo sia... Ormai ho 30 anni, quindi è ora di appendere la mutanda al chiodo e dedicarmi ad altro. Magari, non so, cioè, una scenografia nel... 700.000 persone si stanno strappando i capelli. Tipo. Immagino. Hai dato una notizia? No, beh, il brutto di internet è che vieni sostituito dopo poco qualcun altro, perché posta più di te, ha qualcosa in più di te, tu vieni dimenticato. Cioè non c'è una serena vecchiaia? No, no, passi e basta. Sì. Che è il contrario della televisione, perché c'è ancora Pippo Baudo. Per Madonna, cui... sì. Vabbè, anche lì una bella rinfrescata ci vorrebbe. Sì, 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 sì. Bene, benissimo. Noi ti auguriamo tante belle cose, ti ringraziamo e ti invitiamo all'Internet Festival che partirà fra pochissimo, il 9 ottobre. Sei chiaramente protagonista perché sarai fra noi, però faremo uno streaming, una webcam. Giusto per rimanere in tema. In tema, e non so cosa si vedrà di reale. Grazie. Ciao. Ridammi la camera. Facciamo il piff, dai. Come chiude il piff?